Un percorso trasversale tra informatica e italiano ci ha portato a letture e discussioni intorno a quella che noi di Terza Binfo abbiamo chiamato l'era dei dati e Baricco chiama The Game. Abbiamo così deciso di individuare alcuni snodi tematici della rivoluzione digitale e di affrontarli in forma di debate. La prima questione che poniamo è quella della post-verità nel web. La questione della post-verità è tanto più pressante perché il web ha aumentato considerevolmente la circolazione delle fake news, tanto che ci si domanda se non si dovrebbe in qualche modo controllare il fenomeno. Ma tutto ciò solleva diversi quesiti. Cos'è che indichiamo con l'aggettivo vero? È sempre possibile raggiungere la verità o questa, piuttosto è data da un processo di ricerca? Siamo proprio sicuri che la verità sia sempre auspicabile? Insomma, la verità è un processo che implica diversi punti di vista o è il raggiungimento di un'unica versione dei fatti. La squadra del pro sosterrà le ragioni di una verità, per così dire, liquida, e la squadra del contro argomenterà la necessità di raggiungere un'unica versione dei fatti. Passiamo la parola alla squadra del pro che illustrerà il tema della post-verità. Ragazzi, cominciamo. Innanzitutto, noi appunto siamo la squadra della post-verità. Vogliamo illustrarvi quali sono i vantaggi di essa nella nostra società e nella nostra comunità. E dobbiamo partire innanzitutto dal definire la post-verità. Ovvero, la post-verità può essere definita come una situazione nella quale gira una qualsiasi notizia dove non è importante l'accertamento della notizia stessa, ossia la sua veridicità, ma dove è importante come essa venga percepita dall'opinione pubblica e quali reazioni può provocare nella nostra popolazione, nella nostra società. E, appunto, la post-verità ha diversi vantaggi e vogliamo mostrarvene alcuni, tra cui la circolazione della libera notizia, ossia la libera circolazione delle opinioni di ogni persona, il non essere legati, non essere costretti ad avere un'unica impressione su una notizia, ad avere un'unica informazione su una notizia, ma essere più aperti, avere una specie di mondo nel quale le notizie possono variare a differenza della persona in sé e della sua libertà di pensiero, diciamo. Poi pensiamo che la verità sia un processo a divenire, appunto, perché è un processo che non si conclude mai e che continua continua sempre a cambiare a differenza delle situazioni e delle opinioni delle persone. E l'ultimo, la verità. La verità può essere anche, diciamo, non essere personale. Cioè, la verità può non essere personale, può essere un'opinione di molti messi tutti insieme. E non finisce mai la verità, c'è sempre un continuo evolversi nel suo processo, appunto. E la verità, cos'è che può essere? La verità è anche un processo di diversi punti di vista, diverse persone che la differenziano. Ci sono diversi esempi, che anche Baricco nel suo libro The Game fa un esempio, come quello dei vinili, esempio nel quale dice appunto che la verità è, no, dice che nel 2016 vennero venduti più vinili che CD scaricabili, anche se in realtà non era vero, era una verità parziale, perché appunto questo avvenne soltanto in una settimana, non in tutto l'anno. E in conclusione possiamo dire che la post-verità può essere diciamo il processo di diverse opinioni e consideriamo che sia utile nella nostra società e nella nostra comunità. Sentiamo ora come ci presenta il tema la squadra contro. Noi siamo la squadra contro e oggi il dibattito si terrà sulla verità. Prima di tutto ci dobbiamo fare una domanda, ovvero che cos'è per noi la verità? Nel passato la verità aveva diverse forme ed era una sola.
per esempio, ed era molto influenzata dall'opinione pubblica. Per esempio un giornalista, come nell'esempio del libro di Guaricco, poteva dire che la guerra in Iraq era finita quando invece stava ancora andando avanti, ma le persone non avevano i metodi per ricercare e confrontare quella verità con fatti attendibili. Queste sono definite fake news. Tutt'oggi sono presenti fake news in più o meno lo stesso montare, solo che sono più verificabili perché ci sono molte più fonti di informazione. Successivamente ci siamo dovuti chiedere che cos'è per noi la post-verità o verità veloce. A questa domanda ci siamo risposti come l'altro gruppo, che è una continua ricerca della verità, però può essere diversa. Alcune persone si possono fermare al primo punto d'arrivo, altre persistono nella ricerca fino a trovare la verità unica, quella finale. La verità, come ho detto precedentemente, è molto influenzata sia dall'opinione pubblica sia anche dalla persona stessa, che può recepire diversi segnali e interpretarli in diversi modi. Concludendo, per noi la verità è una cosa unica e deve avere delle caratteristiche specifiche, e non possiamo definire verità liquida o verità alla Baricco una parziale verità o una verità incompleta, è solamente una falsità. Ed ora ascoltiamo le argomentazioni dei pro e dei contro. Ok, parlando del pro, sostengo la necessità della presenza di diverse opinioni o punti di vista, in quanto la verità, essendo in molti casi soggettiva, deve pur sempre concordare con i fatti reali. In questo modo non scaturiamo nelle fake news, che sono appunto una distorsione della realtà. Possono infatti, seconda argomentazione, essere presenti più opinioni soggettive, a differenza delle opinioni globalmente condivise, quali possono essere per esempio i dati scientifici. Queste opinioni, appunto personali, o che corrispondono al pensiero di una massa di persone, prendono il nome di punti di vista. Questi punti di vista, attinenti alla realtà dei fatti, devono rispettare appunto dei canoni di verità per evitare il processo delle fake news. Allora, per noi la verità invece è una e una sola, per il semplice fatto che ciò che accade è ciò che accade, non può essere visto in modi differenti, altrimenti sarebbe come un'interpretazione soltanto. Il fatto è che ci sono molte ricerche in internet che ti permettano di vedere più verità è semplicemente il fatto che magari non tutte le verità sono le vere verità, ma molti magari le personalizzano o mettono qualche punto in più per argomentare le cose o per narrare meglio i fatti in modo un pochino più teatrale. Però per esempio in certi casi, come dei casi risolti della polizia ad esempio, non si arriva mai a una vera conclusione, perché per esempio le prove o i dati a disposizione non sono mai abbastanza o non sono certi. E in questi casi quindi non si può parlare di una vera verità, perché ognuno può avere il suo punto di vista. Per esempio l'imputato può essere in un caso giudiziario l'imputato può essere colpevole o meno. Comunque però le verità, come ha detto lui, in internet si trovano in svariati modi per argomentazioni, però comunque se si va a cercare, si va sempre più profondo, la verità unica si troverà sempre. Anche il caso del poliziotto, dell'imputato, però se si va a fondo, si trovano le prove giuste, la verità prima o poi, quella giusta, salta fuori. Cioè non ci sono più verità possibili in un caso che accade. La verità è basta. Concludendo? Per il nostro tipo di verità ci devono essere più punti di vista, ed è quindi una verità soggettiva, che è data dal concordo sui più punti di vista, quindi può risultare diversa per chiunque. Nei dati oggettivi la verità è universale ed è condivisa, è data dalla libertà di opinione, perché andando a
imporre la propria, il proprio tipo di verità, si andrebbe a sovrastare il pensiero di un'altra persona e quindi su, in pratica sul divieto di espressione. La nostra noi siamo la squadra dei contro e la nostra conclusione è stata che, come ha fatto per esempio l'esempio dell'imputato, la verità può essere vista da diversi punti di vista, però se si mettono insieme tutti questi fatti si arriva a una sola verità, che può essere quella uguale per tutti, perché non possiamo vivere in un mondo dove ci sono diverse verità, perché sarebbe un caos.